uno spettacolo da brividi quello che concedono le tifoserie sugli spalti. Ecco il big match del 14° turno di seconda divisione. Quasi 5.000 spettatori con un migliaio di ospiti. Scene da categoria superiore per un tuffo nel passato che ha fatto riesplodere la voglia di calcio. Silva deve rinunciare a Pizzolla ma ritrova Battisti sulla mediana, confermato il 4-3-3 vittorioso contro Cassino e Vibonese. Il Barletta dimostra di essere squadra tosta ma deve fare conti con un Taurino che tappa ogni minimo pertugio. La squadra di Scianni Manico, senza esagerare, si difende ed agisce di rimessa. Il Brindisi è ben organizzato, a volte spettacolare, ma come al solito subisce su palla inattiva. Al nono, i padroni di casa cercano il suicidio domenicale con questo retropassaggio di Battisti che per poco non manda in rete Infantino. La squadra di casa si riorganizza e sale in cattedra. Alessandri telecomanda il pallone sulla testa di Da Silva, torre del brasiliano e incornata vincente di Fiore. 1-0 Brindisi ed è apoteosi. Prosegue il magic moment del centrocampista biancoazzurro. La gara sembra già in ghiacciaio ed invece il ghiaccio si scioglie al 19°. Calcio di punizione e intervento vincente di Fanasca che colpisce in totale solitudine. Per la 10ª volta nella stagione il Brindisi prende gol su palla inattiva facendo infuriare Silva che per rimproverare i suoi arriva fino a centrocampo. È 1-1, è tutto da rifare, anche se i biancazzurri si rimboccano immediatamente le maniche. Passa un minuto e dopo l'uscita a valanga di Di Masi, Piccinni indovina la palombella respinta sulla linea da un difensore avversario. E sempre Piccinni ci prova pure con una micidiale staffilata di controbalzo dalla distanza che manca ad un soffio il bersaglio nemico. Brindisi in grande spolvero e c'è spazio anche per un po' di show quando Fiore cerca controllo e girata da PlayStation ma con effetti solo sul piano della spettacolarità. 31esimo, si vede anche Alessandri, apertura splendida per Fiore che a tu per tu con Di Masi si lascia ipnotizzare senza riuscire a tagliare il traguardo. Occasionissima e momento d'oro per gli uomini di Silva ai quali manca davvero solo il gol. Adesso ci provano in tutti i modi, compreso un tentativo di testa di Alessandri. Strepitosa poi la giocata di Da Silva al 36esimo, il brasiliano stoppa, si gira e mira l'angolino più lontano mancandolo di un non nulla. Per lui applausi a scena aperta. È un tiro a bersaglio e Moscelli negli ultimi istanti non riesce a inquadrare la porta sul prolungamento di un lancio dalle retrovie. Con il montaggio di Nicola Damo passiamo alla ripresa. Moscelli reclama il rigore per questo atterramento a due passi dalla porta dopo essere stato imbeccato alla perfezione da Battisti. Per l'arbitro però è tutto regolare. Silva richiama in panca Alessandri in favore di Pasqualini, si passa al 4-4-2, Moscelli se ne va ancora in fuga ma De Masi lo ferma con un'uscita a valanga. Continua il pressing, il gol è nell'area, punizione dalla distanza, Trinchera si sgancia dalla marcatura e gonfia la rete del 2-1. Importante quello del capitano che merita un premio così da Moscelli. Scherzi a parte, è una liberazione per l'intera squadra e per tutto il pubblico. Il bacio è l'ultima emozione per Moscelli che poco dopo lascerà campo a Ida. Ma è il Barletta a rendersi pericoloso nel finale con un tentativo sventato da Petrocco chiamato agli straordinari nell'occasione. Poi Da Silva cerca la sua solita giocata del 44esimo, ruba palla al limite, mette il guinzaglio e se la porta a spasso assieme ad un paio di avversari. Il tiro però è fuori misura. Sul fronte opposto il tocco di mani di Taurino è giudicato involontario dall'arbitro ed è ora che succede il patatrac. L'arbitro concede 4 minuti di recupero. Nell'ultimo di questi uno spettatore non restituisce il pallone in campo perdendo altri 20 secondi. L'arbitro concede un minuto di recupero supplementare. Scade anche questo ma fa giocare ancora concedendo al Barletta anche la possibilità di battere un ulteriore angolo a tempo abbondantemente scaduto. 96esimo, Brindisi 2, Barletta 2. Alla fine le proteste dei padroni di casa, ma anche gli applausi dei tifosi biancazzurri. Il Brindisi resta comunque in corsa e con questo spirito ed un pubblico così, d'ora in poi nulla sarà impossibile. Ed ora andiamo a sentire le dichiarazioni rilasciate nel dopogara dal tecnico brindisino Massimo Silva. Vediamo. Presidente, difficile da commentare, non tanto il pareggio ma per come è maturato. Siete stati padroni del campo per 96 minuti, due tiri in porta, avete subito due gol.
Sì, diciamo abbiamo dominato la partita, abbiamo giocato solamente noi, l'unica squadra che ha cercato di vincere è stato il Brindisi, voglio dire, il Barletta ha chiuso tutti gli spazi, è stato in 10 uomini, sempre dietro la linea della palla, non ha mai tentato di vincere, è stato lì due tiri, due azioni, due palle da fermo. Quello che è avvenuto alla fine, che idea si è fatto? Le diciamo subito, 4 minuti di recupero, aveva dato il gol arrivato al 96esimo. Avete visto voi, sì, c'è stata forse qualche perdita di tempo per il recupero di un pallone, ma parliamo di 15 secondi, 20 secondi. L'arbitro, non ho capito perché, ha voluto dare 2 minuti di recupero in più, però noi anche dobbiamo fare mea culpa perché eravamo in 10 in area, potevamo tranquillamente spazzare quella palla, invece l'abbiamo fatta colpire 2 volte. Per il resto però che cosa si può dire? Grandissima prestazione, bellissime giocate soprattutto nel primo tempo. Non si può dire niente alla squadra, al mister, peccato per i 3 punti, però va bene così, questo mi fa sperare per il futuro, voglio dire, una squadra determinata che cerca la vittoria anche attraverso belle giocate, dall'altra parte una squadra rinunciataria completamente, cioè, voglio dire, ha trovato il pareggio, deve bene dire che ha trovato il pareggio, non ha mai tentato di vincere, ha attaccato solamente quando si è trovata in inferiorità nel punteggio, ha cercato di recuperare. Fra l'altro c'era un rigore nettissimo su Moscelli, visto che si parla di un rigore su Taurino, ma il rigore su Moscelli era altrettanto netto, magari anche con espulsione. Quindi bisogna vederla tutta la partita, magari qualcuno vede solo gli ultimi minuti, dove c'è stato un attacco disperato del Barletta, che non so se vuole magari in quel momento impreziosire la propria partita, ma ha fatto un attacco alla disperata gli ultimi 4 minuti, ha trovato il pareggio. Per il resto che si può dire? È venuta qui a giocare da una squadra nettamente inferiore, diciamo la verità. C'è una squadra che ci affronta alla pari, non ci affronta così. Era il presidente del Brindisi Barletta, ora andiamo a vedere nel dettaglio